Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, eccomi qua a Pontianak. Sto facendo un breve giro esplorativo nei centri commerciali, anche qua ci sono molto particolari, molto colorati, molto attraenti. Sono comunque una rarità, non sono sicuramente una costante. Ecco, qui abbiamo i famosissimi bambini che fanno i compiti nel centro commerciale. E il nostro giro continua qui. Sono un po' come un marziano, ancora non ho trovato nessuno con le sembianze occidentali. Io più o meno, vista la bronzatura, è un mese che sono in giro per il Borneo, sono più scuro di loro, per cui non do proprio tantissimo nell'occhio. E devo dire che si trova di tutto. La cosa mi ha sorpreso perché questa città, io venendo qua via terra vi posso raccontare, e l'ho fatto anche con delle immagini sul sito internet, è veramente fuori dal mondo. Ecco, qui abbiamo una parruccheria. E per arrivare in questo posto via terra si passano proprio dei posti desolati, delle lande con tantissima miseria. Non è il massimo, ho visto anche posti messi peggio. Se andiamo a vedere un po' i villaggi della Russia, sono messi peggio, lì stanno veramente peggio degli aborigeni delle foreste. Però tutto sommato c'è tantissima povertà, miseria, la gente che vive nelle baracche, li vedi felici, però essenzialmente in quei posti lì manca la civiltà con quell'apporto positivo che può dare, e fortunatamente manca anche il rapporto negativo che può dare la civiltà, ovvero la vita frenetica, il rincorrere una chimera, il rincorrere un sogno, che è quello di arricchirsi sempre di più. Più sei ricco e più soldi non ti bastano. Adesso scendo giù anch'io insieme a questi qua. Lì abbiamo ancora la famigliola che fa i compiti nel centro commerciale. Giustamente nei centri commerciali c'è l'aria condizionata, è fresco, si sta bene. Il giretto a questo punto continua. Ecco, qui abbiamo tantissime orificerie. Nel Borneo ci sono diversi punti dove ci sono, ecco lì ne abbiamo una, adesso non mi avvicino più di tanto perché comunque sia dobbiamo avere rispetto del posto in cui ci troviamo, essendo questo un posto dove la presenza musulmana è molto forte, e non sta bene puntare la telecamera sulle donne, quelle con palesi sembianze musulmane nel vestiario, giusto per non offendere, non si offendono, però giusto per rispetto. Ecco, ci avviciniamo qui in un'altra orificeria, come vedete abbiamo di tutto e di più. Ecco, l'orificeria è ben fornita, è il famosissimo oro del Borneo. L'oro del Borneo, ecco qua, come potete vedere qua fanno, gli ha fatti buchi all'orecchio così nel centro commerciale, la bambina gli ha messo un po', gli ha spruzzato un po' di disinfettante quando ha finito. Il nostro giro continua. Qui abbiamo anche un reparto tecnologia, lo si evince dalla scritta, no? È un reparto tecnologia e anche altri accessori, tra i quali troviamo le biciclette. È il classico supermercato centro commerciale. Noi a questo punto cerchiamo di intrufolarci fino all'entrata. Ecco, come potete vedere, io non entro, non voglio andare nel dettaglio a spiare per non dare un po' troppo nell'occhio. Come potete vedere c'è di tutto e di più, le condizioni sono buone, però ripeto, e qui vado a inferire mettendo un'altra volta il dito nella piaga, questo posto qui non rispetta assolutamente le condizioni del luogo. Dopo pubblicherò anche qualche clip girato qua e là, e qui veramente siamo a livello Cambogia.
Ok ragazzi, vi saluto, vi ho fatto vedere un po' un clip interessante, continuate a seguire, vi saluto su queste immagini di questa impastatrice bellissima per fare delle frittelle buonissime, continuate a seguire i miei videoclip e ve la do io l'Indonesia. Alla prossima.